Buongiorno ragazzi di Quinta. Allora, la lezione di oggi è la prima video lezione che vi trasmetto. Pensavo di fare così. Registro un po', li metto su YouTube e poi vi do il link su Teams, così potete guardarli e vederli. E sempre su Teams vi darò delle indicazioni di studio sul libro. Allora, cominciamo il modulo di chimica organica. Vi ho dato come indicazioni di ripasso delle cose di chimica che abbiamo fatto l'anno scorso, che sono fondamentali per fare questa parte di chimica organica. Quindi vi direi, se non le avete viste, rivedetevele prima di seguire queste lezioni, altrimenti è un po' il caos. Allora, cominciamo così. La chimica organica o chimica del carbonio è una chimica che va a complemento di tutta la parte di biologia che abbiamo fatto, quindi approfondisce un po' quella. Rispetto alla chimica inorganica, dove gli elementi protagonisti sono il silicio, nella crosta terrestre abbiamo visto l'importanza del silicio, che appartiene al quarto gruppo e quindi che ha questa capacità di formare la grandissima classe di minerali che sono i silicati, l'ossigeno, l'alluminio, il ferro, il calcio, il sodio, il carbonio, il sodio e il carbonio. Per quanto invece riguarda la chimica organica, il protagonista è sicuramente il carbonio. Ricordate CNOPS, l'idrogeno, l'ossigeno, l'azoto, il fosforo, a volte lo zolfo. Quindi quello che dobbiamo fare oggi è rivedere magari insieme le cose fondamentali del carbonio e le sue caratteristiche. Il carbonio è un elemento che appartiene al quarto gruppo e pertanto ha una configurazione elettronica esterna con 4 elettroni, come del resto la del silicio, e pertanto ha la possibilità di formare 4 legami. Il carbonio ha la capacità di legare altri atomi di carbonio, quindi di formare delle lunghe catene fatte così, e questo è un po' il trucco per cui con pochi elementi chimici noi riusciamo a formare tantissime molecole organiche che svolgono molteplici funzioni. Poi, un'altra caratteristica dei composti organici e quelle che le molecole, pur essendo formate da pochi elementi, assumendo nello spazio conformazioni diverse, possono svolgere tantissime funzioni diverse. Un'altra caratteristica che distingue le molecole organiche da quelle inorganiche è che queste qui sono termosensibili, quindi si possono alterare, si possono decomporre, possono modificare la sua struttura quando le temperature sono troppo alte e troppo basse. Nel caso invece delle molecole inorganiche abbiamo visto che questo non avviene, quindi sono sicuramente delle molecole molto più stabili. Allora, ad aiuto per affrontare questo modulo, diciamo che tutta la chimica organica è molto sistematica, quindi vedremo una ripetibilità delle condizioni e delle reazioni chimiche tutto sommato facili e ripetitive in tutte le famiglie dei composti del carbonio. Allora, direi di cominciare dalla configurazione elettronica del carbonio. Quindi, il carbonio ha Z uguale a 6. Quindi vuol dire che ha due elettroni nel primo livello energetico e quattro elettroni nel secondo livello energetico. Vi ho detto di ripassare il concetto di orbitale. Allora, se io voglio rappresentare gli orbitali e li schematizzo come dei quadratini, posso dire che al primo livello energetico abbiamo un orbitale S che contiene due elettroni. Al secondo livello energetico abbiamo l'orbitale S che è completo e l'orbitale P, e l'orbitale P che è formato da quattro
orbitali isoenergetici che sono px, py e pz con gli elettroni disposti in questo modo. Quindi vi ricordo che 1 e 2 rappresentano il numero quantico principale, quindi il livello energetico. Primo livello energetico, secondo livello energetico. Al secondo livello energetico vi ricordo che ci sono due sottolivelli, di cui il primo si chiama 2S e il secondo si chiama 2P. Il 2P contiene 4 orbitali, quindi il secondo sottolivello contiene 4 orbitali. L rappresenta la forma degli orbitali. Vi ricordo che le forme sono 4, la forma L uguale a 0, L uguale a 0 è fatto dagli orbitali di forma S, che sono orbitali sferici. Quindi questo è un orbitale sferico, questo è un orbitale sferico. Gli orbitali L uguale a 1 hanno invece una forma a lobi. Quindi questa forma a lobi caratterizza questo, questo e questo orbitale. Nel caso dell'orbitale L uguale a 1 bisogna prendere in considerazione anche il terzo numero quantico, il numero quantico M magnetico, che mi dà un'indicazione di quelle che sono le disposizioni degli orbitali nello spazio. Un orbitale L uguale a 1 ha 3 valori di M, quindi vuol dire che si dispone in 3 direzioni dello spazio. Si può disporre così e lo chiamiamo px, quindi questo orbitale qui rappresenta questo spazio, questo orbitale, questo spazio dove abbiamo un'alta probabilità di trovare l'elettrone di cui stiamo parlando. Poi può avere un m uguale a 0, quindi un orientamento secondo l'asse delle y, py, e poi l'orbitale n può anche essere orientato nella terza direzione dello spazio, quindi il pz. Nel caso del carbonio vediamo che abbiamo quindi questi due orbitali pieni, questo non lo consideriamo non essendo nel livello di valenza, quindi non va a incidere su quello che è il comportamento chimico del carbonio, viceversa gli elettroni sul livello di valenza, quindi sullo strato più esterno, incidono sul comportamento chimico, quindi vediamo che abbiamo un orbitale S pieno e due orbitali P semipieni. Vi ho detto di ripassare la teoria del legame di valenza. La teoria del legame di valenza, direi che posso cancellare questa cosa, indicata con VB. E questa teoria cosa ci dice? Ci dice che quando ci sono degli orbitali semipieni, quindi nel caso del carbonio questi due qui, l'elemento tende a formare dei legami, quindi a formare un orbitale molecolare andando a cercare altri orbitali semipieni appartenenti a un elemento diverso. Si forma quindi, andando appunto a completare questi orbitali semipieni con un legame, degli orbitali molecolari. Degli orbitali molecolari. Anche gli orbitali molecolari hanno una loro forma che dipende dalla modalità di sovrapposizione. Possono avere una forma sigma oppure possono avere una forma pi greco. Hanno una forma sigma quando gli orbitali semipieni di un elemento formano legami con orbitali semipieni di un altro elemento,
quelli che consentono una sovrapposizione frontale. Quindi quando io, ad esempio, ho un orbitale di un elemento, non so, supponiamo l'idrogeno, che ha un orbitale semipieno S e un altro atomo di idrogeno, che anche lui ha un orbitale semipieno, qui abbiamo un legame sigma con una sovrapposizione frontale. Oppure, quindi questa è una molecola H2 che è più stabile dei singoli atomi. Oppure, riprendo gli esempi che avevamo visto anche l'anno scorso, così recuperando il quaderno, ce l'ha fatta. HF, se io voglio giustificare questa formula qua, allora io dico che ho, per quanto riguarda l'idrogeno, un orbitale S semipieno. Per quanto riguarda il fluoro, ho un orbitale P semipieno e quindi qui ho una sovrapposizione frontale, anche questo è un orbitale di tipo sigma. Oppure bromo 2, qui cosa avrò? Elementi del settimo gruppo, quindi a cui manca un elettrone per completare la configurazione elettronica esterna, avrò una sovrapposizione di due orbitali P. Quindi anche qui una sovrapposizione frontale. Quindi gli orbitali sigma hanno tutti una sovrapposizione frontale. Quindi sono tutti legami semplici. Il legame pi greco invece è un legame dove gli orbitali semipieni che si sovrappongono non frontalmente ma lateralmente. Se io voglio giustificare ad esempio la molecola O2, la molecola O2, allora abbiamo nell'ossigeno 2px che è completo, e poi ho l'orbitale 2py 2pz. 2pz, 2pz, e qui ho questi due orbitali p semipieni. Quindi cosa vuol dire? Che si andranno a sovrapporre frontalmente i 2py, ognuno appartenente a un atomo di ossigeno. Il pz che ha una disposizione così consentirà una sovrapposizione di tipo laterale. Quindi noi avremo la formazione di questi due legami, di cui uno di tipo sigma e l'altro di tipo pi greco. Quindi quando andremo a formare il secondo legame, dobbiamo pensare che rispetto a quello che è l'asse dove sono disposti i due nuclei di atomo di ossigeno, gli elettroni che si sovrappongono appartenente all'orbitale 2pz hanno una sovrapposizione diversa. Quindi il secondo legame è un legame tendenzialmente più corto, esterno al piano della molecola, è tendenzialmente più labile, più facilmente scindibile. E che determinava, se ve lo ricordate, anche negli acidi grassi insaturi, un ripiegamento della molecola laddove c'era questa insaturazione a livello di atomo di carbonio. Per adesso ci fermiamo qui.